Sempre. No, non è andato via. Sempre qua. Ultimamente ho avuto un colpo di genio perché io avevo preso queste chips di cocco non tostate da Coro e il cocco non tostato non sa di niente, bisogna tostarlo, solo che non ho avuto molto sbatti di accendere il forno, eccetera, finché non mi sono ritrovata solo con lei, la friggitrice ad aria. È geniale, ragazzi. E voilà, la perfezione. Bisogna stare dietro tantissimo perché è un secondo che si bruciano. Ma perfette, perfette, cioè, top. 2 minuti, ne ma nemmeno. Cioè, se la friggitrice è calda, 30 secondi. Se parte da fredda, 1 minutino ci vuole. Ecco il mio ufficio. Qui anche la mattina mi piace fare colazione in assenza del tavolo, delle sedie giù e tutto. Solitamente molto più luminoso, però oggi il cielo è nero. Io ora faccio colazione e poi raccatto un po' e inizio a lavorare. Adoro profondamente, ragazzi, adoro profondamente. Dopo aver fatto colazione ed essere stato un po' al computer, mi sistemo e mi cambio e entro in tenuta sportiva. Uno, perché sto comoda, e due, perché mi dà motivazione poi a dire ok, allenati. Mi sono cambiata il top perché oggi voglio fare cardio. Uno, perché ho i capelli sporchi e quindi è un'ottima fonte di motivazione. Quando hai i capelli sporchi devi fare cardio, e ho messo quest'altro top perché era già sporco, quindi finisco di sporcarlo, anche perché già non abbiamo la lavatrice. Se poi devo anche sporcare più roba del normale, quindi si sporca fino all'osso. E guardate che acconciatura, questa la sto amando tantissimo in questo periodo, da quando mi sono cresciuti tantissimi capelli e mi sono diventati super folti. Mi faccio una mezza coda alta in modo da alleggerirli. So che poi rimangono sulle spalle, ma mi trovo male ad avere una coda troppo grossa in testa, poi mentre salto mi cade. Invece così è metà e metà e quindi rimane su. Avrò i capelli sulle spalle, lo so, però mi fa sudare ancora di più, e io lo so, sono strana, ma io amo sudare. Cioè, quando sudi mentre fai cardio, c'è quella soddisfazione ancora di più, tanto poi entra in doccia, quindi non è un problema. Solitamente la mia ora X scatta verso mezzogiorno, meno un quarto, mezzogiorno, dipende da che cosa devo fare. Ora è mezzogiorno e mezza, ma tanto devo fare 30 minuti di cardio, perché i miei allenamenti cardio non durano più di quello. E adoro allenarmi a quest'ora perché poi è un filo diretto nella doccia e a pranzo. E io amo pranzare o cenare, anche se non mi alleno mai la sera, dopo un allenamento. Perché fare merenda dopo l'allenamento non mi basta. Quindi preferisco allenarmi in corrispondenza dei passi, diciamo. Quindi, cardio time, let's go!
Oggi ho deciso che voglio provare a fare una cosa ed è il mio banana bread cotto in friggitrice ad aria. Sono pazza? Può essere. Sono disperata? Assolutamente. Ci proviamo! Allora, seguirò la mia ricetta che ho preso online perché io non me la ricordo mai a memoria, quindi qui ho tutte le dosi, le quantità, ho tutti gli ingredienti. Infatti questa idea nasce dal fatto che c'è queste banane che tra un po' camminano da sole. Dovrò adattarle un pochino perché qui ho soltanto, in realtà ho una fortuna assurda perché questo pentolino entra perfettamente qua dentro e spero che sia adatto, ma insomma questo è un pentolino che va ovunque, quindi può andare in guerra in friggitrice, e solitamente quando lo cuocio in forno mi sale un pochino, quindi cercherò di ridurre un pochino le dosi in modo che non esca e si bruci tutto, quindi che la fortuna me la mandi buona. Io ci provo. Iniziamo così. Attenzione, 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 attenzione. Sentivo un po' profumino, ho detto, ta vede che lo brucio? Guardate. L'ho salvato in tempo. Brutte queste, togliamole. Ma è venuto. Non cantiamo vitale troppo presto. Dove sono gli stuzzichini? Che sono gli stuzzichini? Gli stuzzichini lunghi. Lo so io. Quindi facciamo lo sprova dello stuzzichino, se arriverò fino in fondo. E no, ma che crosticino. Cotta. Ha impiegato 13 minuti, cosa che il forno ci impiega 40, a 180 gradi. Raga, adoro, adoro, adoro. Risanamento. Un po' di stucco. Forse devo lasciarla raffreddare qua dentro, eh? Se avrei dovuto. Sarebbe stata una cosa intelligente. Sì! Può fare! Quindi direi che è assolutamente banana bread perfetta. Luna, guardala, non mi toccare, non mi toccare, tu non mi devi toccare, perché io sennò me ne torno in casa. Adoro perché lei entra in casa e si sente al sicuro, come se passasse, non so, un portale. E tu che fai lì? Luna. Oh, si difende la bimba, eh. Ormai il salmone solo con il runner su V, perché ragazzi, cioè, cuocerlo lì non fa odore. Già che non abbiamo la cappa e quindi è un problema. Poi il salmone tendenzialmente fa odore, quindi proprio.
Comunque siamo super contenti perché questa sera abbiamo fatto un aperitivo con tutti quelli del Corsello. Praticamente il loft si trova in un corridoio di tantissimi altri loft e siamo tutti ragazzi giovani e quindi è bellissimo perché la sera, comunque anche durante tutta la giornata, c'è un via vai di gente e la sera ci si ritrova, aperitivo, due chiacchiere, bellissimo, posso dire veramente bellissimo, soprattutto per noi che lavorando e vivendo in casa non abbiamo colleghi se non virtuali e quindi ora è tutto a festa! Le possibilità di incontrare persone o stare con persone comunque sono limitate magari con i nostri amici durante il weekend e invece è bello anche durante la settimana avere questi momenti tipo di fine giornata dove si passa un po' di tempo in compagnia, quindi siamo veramente veramente contenti e lo so, cioè avevamo un po' percepito questa cosa quando siamo venuti a vedere questo loft e avevamo visto un po' la situazione. Super contenti, super bello, super bello. Quindi ora sono le 10 e ceniamo. Questo aperitivo è durato un bel po'. Ah, sono le 10? Tipo, ah. Dove vai con sta roba? Ma questo prende e porta via. Che vuoi fare il sacchetto di salmone a tavola? Perfetto. Di birra che passa. E voilà, quindi esce così, perfetto. Poi lo so, non è sottovuoto, non ho ancora trovato la macchina, ok? Che non ho messo io dove la macchina? Non ho voglia di... di cos'altro. Ma il bello è che poi così cuoce che è una meraviglia, cioè aiuto, guardate la perfezione. Adoro. E non ho fatto un odore e la cena partita insieme all'insalata e ai crostini è servita perfetto, maestro. Mi aiuti a fare spegnere la fotocamera? Porti il piede a tavola.